andremo a dormire. Chi è che mi scrive esattamente in questo momento? Quella cosa sul tuo telefono era una specie di icona con un grande occhio rosso, giusto? Giusto. Quando abbiamo usato quell'app di navigazione, siamo finiti in quel posto strano, giusto? Sì, l'ho trovata anche sul mio telefono. Non ricordo neanche di averla installata. Cancellala subito, raccapricciante. Seriamente, cos'è sta roba? Pensi che in qualche modo sia capace di scaricarsi da sola? Penso di sì. È pericoloso usare una cosa che non si conosce. Però con questa possiamo andare in quel posto assurdo, giusto? Ti prego, smettila di chiedermelo, così sembra. In sostanza dipenderà da come la usiamo. Per prima cosa dobbiamo trovare le prove dei maltrattamenti. Conto su di te, capito? Non saltare la scuola proprio quando ti aspetto. Beh, ha parlato. Andiamo a dormire. Sono senza forze. Sarà per via del metaverso? Può essere. Dormi. Che tra l'altro ho scoperto che c'è un finale strano, ma che non penso che farò. Cioè, io cercherò di fare tutti i finali in questo gameplay, ma quel finale no, perché veramente mi sputtanerebbe tutto. Dun dun dun. Benvenuto nella stanza di velluto. Stanotte pensavo di riprendere la conversazione della nostra scorsa volta. È per questo che ti ho convocato. Quali sono i tuoi pensieri? Stai cominciando ad abituarti a questo luogo? Non essere stupido, certo. Come no? Mi fa piacere. A quanto pare hai dei nervi d'acciaio. Lo scopo della tua riabilitazione è impedire la rovina preannunciata, ma non potrai riuscirci da solo. Oggi hai stretto un'alleanza con qualcuno in cui si è destato il tuo medesimo potere, dico bene? Già. Mi spii allora, eh? Parli di Ryuji? Relazionarsi con gli altri è un pilastro importante per la tua guarigione. Hai agito bene. Detto ciò, sconsiglio caldamente di la formazione di relazioni superficiali. Non deve essere frivolezza, ma una cerchia di quanti, per morale o per fede, possono prestarti forza. In altre parole, si tratta di legami con coloro che sono stati privati di un posto nel mondo. E questa è una cosa incredibilmente profonda, e fra la canzone e fra il discorso mi sono venuti i brividi, forse anche per il freddo. In cambio, l'espansione di tale cerchia ti aiuterà a maturare. Le persone sono forze del cuore. Più forti sono i legami di cui ti circondi, più potere le tue persone guadagneranno. In senso di gameplay è: più aumenti la relazione, più guadagni punti esperienza. Moltissime persone in città possiedono talenti che mancano a un debole come te. Ti conviene far lavorare quella tua zuccaccia, per portarli dalla tua parte, guadagnerai del potere. Quello che vi ho appena detto. Esatto. Sì, ti sarà necessario ricorrere persino a me, o le tue ambizioni non si concretizzeranno. Affare fatto, allora. Sembra che Igor nutra notevoli aspettative su di me, e questo vuol dire un legame. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Esse diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, il matto, mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Discorso delirante, puoi negoziare con le ombre, perfetto. Impeto dell'arcano, quando crei persona ottieni punti esperienza, grazie. In pratica parlare con le ombre serve per guadagnare persona. Però quello che io voglio ottenere in realtà non è parlare con le persone, ma riprendermi le mie, visto che ho 9 milioni di yen, vorrei sfruttarli, Igor. Beh, comprenderai ogni cosa a suo tempo. Continua a dedicare tutto te stesso alla riabilitazione. La conversazione è finita, sparisci, prigioniero. Buonanotte. Oh, Justine e Catherine. Justine è più carina. Caroline, forse, ho sbagliato, non lo so. Che seccatura. Abbiamo appena iniziato la scuola e già ci fanno fare un torneo di pallavolo.
È perché ci hanno messo contro la squadra dei professori. Kamoshida ci farà a pezzi. Però avremo l'occasione di ammirare la sua tecnica dal vivo. Di sicuro lo vedremo schiacciare. Sì, come no. Ti spaccherà la faccia. Guarda com'è ridotta la squadra di pallavolo. Che diavolo succede durante gli allenamenti? Vabbè, nulla di comodo, credimi. Ok, ascoltate tutti. Come sapete, oggi c'è il torneo di pallavolo. Dirigetevi in palestra appena cambiati, chiaro? Sì, prof. Bam 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 bam. Ale! Minchia, che dolore! La cosa divertente sarebbe stata se la palla, una volta volata, gli finiva in testa. Sì, ma poi è ingiusto. Lasciando perdere che lui è olimpionico, poi proprio contro gli adulti e i ragazzini. No, lui non gliene frega niente della pallavolo, mi sa, eh. Guarda, guarda che sta arretrando piano piano. Oh, guarda Ryuji. Che bello che noi durante i filmati, durante le cutscene così, parliamo veramente tre volte in tutto il gioco. Ormai è innamorato lui. Ale! 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 Bellissimo questo uomo, no? Orca troia! Quando giocavo a pallavolo non eravamo così violenti noi, però, eh. Schiacciavo anch'io, ma non così forte in faccia alla gente. Dio mio, quanto sei fastidioso con quella mascella squadrata e il naso grosso così. Lo trascino via peso morto. È proprio così della serie. Sì, è morto. Dai, dai, continuiamo a giocare noi. Quello stronzo si atteggia a dare persino qui. Conoscerci meglio un cazzo. Per lui è solo palcoscenico dove coccolarsi l'ego. Eh beh. E hai visto quanto fingeva di essere preoccupato per Mishima? Quel coglione di un sadico. Beh, è meglio ad ogni modo. È la nostra occasione per andare a cercare quei ragazzi schiavizzati che abbiamo visto ieri. Certo. Cerchiamo qualcuno che abbia visto il castello. Abbiamo visto al castello. Oggi dovrebbero essere tutti quelli della squadra. Troverò qualcuno disposto a buttare il sacco sugli abusi di Kamoshida. Aspetta, vedrai, stronzo. Va bene, a più tardi. Non ricordo le loro facce. Va bene, a più tardi. Ah, vieni con me anche tu. Io andavo a chiedere, tu andavi a chiedere. Il primo che è saltato fuori era uno della classe D. Quindi cominciamo da lì. Va bene, è la tua classe. Speriamo che tu riesca a farlo parlare senza problemi. Ultimamente la gente mi evita, quindi... Vabbè, io che sono considerato un criminale. Oh, ma siamo sulla stessa barca, eh? Esatto. Viaggio veloce, perfetto. Il viaggio veloce è una cosa di una comodità veramente incredibile. Noi siamo nel secondo piano. Andiamo a vedere l'aula D da questa parte. Ehi, qualcuno che parla? No, eh? Entriamo in classe, vediamo. Eccolo lì, uno... Madonna, ma non c'era nessuno coi cerottoni in classe. Perché adesso ce li ha? L'avrà spaccato di pugni. Che cosa? Vuoi saltare la partita del torneo di pallavolo? Ma uno come te c'era da aspettarsi, un novellino. Ehi, quello è il tipo del castello. Anche tu, Sakamoto? Che volete? Come ti sei fatto male? Sono gli allenamenti. E poi che c'entra adesso? È stato Kamoshida, vero? Senti, non dirò a nessuno che hai parlato. Dici solo in che modo ti maltratta Kamoshida. Non so di cosa stai parlando. Sei un codardo, hai paura? No, state dicendo cose senza senso. Non cercare di nasconderlo, sappiamo già tutto. Lo sapete? Avete le prove? Beh, ecco. Siete ridicoli. Per favore, lasciatemi in pace. Mi state dando fastidio.
Beh, va bene, basta così. Forza, andiamo. Molto simpatico, grazie dell'aiuto. Quella ferita non è normale. È ancora uno sputo arrospo. Merda, di questo passo la partita finirà. Lascia fare a me. Dividiamoci. Ci metteremo di meno. Io controllo l'edificio laboratori prima che comincino le attività. Tu pensa all'edificio aule. Ricordo che nella squadra di pallavolo c'è uno studente del terzo anno, forse della terza C. Al castello ne ha prese parecchie. Potrebbe avere qualche ferita anche qui. Comunque, se scopro qualcosa ti faccio un fischio. Ciao. Ciao anche a te, bel biondino. Allora, direzione terzo piano. Andiamo a cercare uno menato. Allora, questa... No, il terzo anno è di sotto, non di sopra. È un po' strano, è il primo... Al primo piano ci sono quelli dell'anno grosso. Allora... Ann, molti dicono un sacco di cose brutte sul nuovo studente della tua classe. Lo so, io già non sopporto i pettegolezzi. E questi più passa il tempo più si ingigantiscono. E questo è vero. Le voci sono una roba pericolosissima. Chissà come sta, spero non si lasci deprimere troppo. Oh scio, la prima volta che ho sentito parlare questa ragazza ho detto: oddio, spero ci sia una romance anche con lei. Spoiler, non c'è purtroppo. Oh scio, sei la solita. Ti preoccupi sempre più degli altri che per te stessa. Come hai fatto con me? No, che carucce. Allora, terza D abbiamo detto, eh. Devo cercare uno con le ferite vistose. Eccolo qua, tutto menato. Fare le pulizie dopo il torneo di pallavolo sarà una sofferenza immane. Eh? Che vuoi? Hai qualcosa da dire? Okay. Pallavolo, come ti sei ferito? Io. Me lo sono fatto all'allenamento. Ehi, io lo so chi è lui. È quello nuovo che se ne va in giro con Sakamoto. Ah, ho capito. Vuoi fare la spia al prof Kamoshida, vero? Senti, la nostra squadra di pallavolo è di livello nazionale. Ovvio che gli allenamenti sono duri. Meh. Il prof Kamoshida vuole solo allenarci al meglio. Non credere a tutto quello che ti dice Sakamoto. Non è maltrattamento, sono punizioni corporali. Non è maltrattamento questo? No. Che dici? Ehi, non dovremmo più parlare con lui. E se da di matto ci aggredisce? Ma voi siete più grandi. Dicono che vada in giro con un coltello. Ah, ecco, hanno paura. Chissà di cosa è capace. Come va? Hanno negato. Anche lui? Cazzo, questa roba di Kamoshida fa sclerare tutti. Comunque, ho una pista. Matricola, nuovo elemento. È appena arrivato, per cui forse non è ancora coinvolto in quella merda di Kamoshida. Chiedi a quelli del primo anno, vedi se riesci a trovarlo. Ok, saliamo al terzo piano. Primo anno, qui, eccolo qua. Ciao. Sì, gioco nella squadra di pallavolo. Cosa vuoi? Voglio informazioni. Cosa sono quei lividi? Kamoshida ti maltratta. Cosa sono quei lividi? Oh, questi. Fatti durante gli allenamenti. Tutti in squadra sono ridotti allo stesso modo. Mishima Senpai specialmente. Lui deve sostenere l'allenamento speciale del prof Kamoshida. Oh, lascia perdere, dimentica quello che ti ho detto. Allenamento speciale? Per favore, non parlarmi più. Se vuoi sapere di più, chiedi a qualcun altro. Ah beh. Attenzione, attenzione. Tutte le partite si sono concluse. Preparatevi per tornare a casa. Di già? E noi non giochiamo? Che strano. Dannazione, non abbiamo più tempo. Com'è andata? Prova ad indovinare. Non hai avuto fortuna neanche tu, insomma. Va bene, raduniamoci e facciamo in cortile? Va bene. Eccoci qua. Posso parlarti un secondo? Sono occupato. Di che si tratta? Ci vorrà un attimo. Allora, cos'è questa storia? Cioè, il tuo ritorno l'altro giorno era una misera balla. Il tuo ritardo. E poi c'è anche quella voce assurda che gira su di te. Che vuoi da lui? Potrei chiederti la stessa cosa. Non sei nemmeno in classe con noi. Ci siamo conosciuti per caso. Cosa avete in mente di fare al prof Kamoshida? Eh? Ah, ho capito. Dopotutto sei pappa ciccia con Kamoshida. Questo non ti riguarda affatto, Sakamoto.
Se sapessi cosa sta facendo alle tue spalle, io lo scaricherei all'istante. Alle mie spalle? Cosa vorresti insinuare? Non capiresti. In ogni caso, stanno già parlando tutti di voi due. Non riesco a capire cosa abbiate in mente, ma nessuno vi aiuterà. Vi avviso, per sicurezza. Ecco tutto. Ciao. Perché deve essere così aggressiva? La conosci? Frequentavamo le scuole medie assieme. Comunque, non siamo qui per parlare di questo. Io non ho avuto molta fortuna. A te invece com'è andata? È saltata fuori qualcosa, tipo un nome di qualcuno? Mishima, Kitakayama e Fisema. Oh, per... Madonna, vorrei provarlo però. Mishima. Eh? Allenamento speciale, eh? Enfisema, Dio mio. È vero, l'ho sempre visto ricoperto di lividi. Allora andiamo a parlargli prima che se ne vada. Ehi, hai un secondo? Sakamoto? E anche tu? Avanti, vogliamo solo fare quattro chiacchiere. Kamoshida ti sta allenando, eh? Sicuro che non siano solamente abusi fisici? Certo che no! Cos'è quel tono formale? Comunque, oggi abbiamo visto schiacciare su di te, dritto in faccia. È successo solo perché sono una frana in questo sport, e allora perché continui? Questo però non spiega tutti gli altri lividi che ti ritrovi. Me li sono fatti in allenamento! Ti sta costringendo a tenere la bocca chiusa. Tutto questo è... Che sta succedendo qui? Mishima, non è l'ora dell'allenamento? Oggi non mi sento bene. Cosa? Forse è meglio se lasci perdere la pallavolo, allora. Non migliorerai mai quella tua forma ridicola non presentandoti agli allenamenti. Non l'ha sentito? Non si sente bene. Beh, Mishima, vieni o no all'allenamento? Vengo. Quanto a te, crea altri problemi e verrai senz'altro cacciato da questa scuola. Bastardo. Lo stesso vale per te. Il preside non ti aveva detto di rigare dritto? Me ne stavo andando. Ha una schiacciata assurda. Cercate solo di non intralciare i miei allenamenti. Tutte quelle voci inquietanti rendono nervosi gli studenti. Chissà chi l'ha messa in giro. È soltanto colpa sua. Che spreco di tempo. Andiamo, Mishima. La Shujin Academy è un luogo in cui chi ha delle ambizioni vieni per imparare. Gli studenti indegni come voi non hanno il diritto di stare qui. Pago, posso fare il cazzo che voglio, va bene? Datti una mossa. Sì, signore. Andiamo ad allenarci anche oggi. Quello stronzo la pagherà cara. È tutto inutile. Eh? Dimostrare che abusa fisicamente di noi non serve a nulla. Tutti lo sanno già. Il preside e i nostri genitori lo sanno, ma tengono la bocca chiusa. Stai scherzando? Finiscila. Tu non sai quello che sto passando. Chi meglio di te dovrebbe capire le cose come che non possono cambiare? Maledizione. Vuoi lasciar perdere? No, non mi arrenderò. Farò un ultimo tentativo di convinzione degli altri ragazzi. È tutto ciò che posso fare. E invece non successe niente. No, stavolta no. È stata una giornata stancante. Credo che convenga andare a letto presto. Questa cazzo di stanza quando la mettiamo a posto, eh? Vai a letto. Ehi, non ha alcun senso. Sia il preside che i genitori sanno delle violenze. Perché nessuno parla?
Per via della pallavolo hanno paura di Kamoshida e a loro non interessa. Per via della pallavolo. Già, fondamentalmente solo perché Kamoshida ha reso famoso la squadra di pallavolo? Non gli dà comunque il permesso di fare quello che vuole. Picchia i ragazzi e loro non possono fare altro che sopportare. E a quella sua leccapiedi non interessa niente. Che leccapiedi? Han Takamaki. Preferisco chiamarla Han perché Takamaki mi viene sempre difficile. L'hai incontrata in cortile, ricordi? Dovresti conoscerla, cioè siete pure in classe assieme. Bah, che mucchio di cazzate. Non può finire così. Domani all'intervallo cercherò qualcuno che sappia cosa sta facendo Kamoshida. Vedrai, non mi arrendo. Beh, buon per te, io allora salvo. A forza di correre in giro mi sento a pezzi. Dormiamo. Che la cosa incredibile è che i primi giorni veramente non puoi fare nient'altro se non scegliere di dormire. E questa cosa a me irrita tantissimo, perché veramente questo gioco ti dà la possibilità di fare qualunque cosa. Qualunque cosa. Hai visto il prof Kamoshida giocare ieri? È stato straordinario. Finite le lezioni penso proprio che andrò a chiedergli un autografo. È il tuo professore. Non so se sia una buona idea. Conviene stare alla larga dalla sala docenti di educazione fisica. Dicono che si sentono strani rumori, come delle urla, anche se non c'è nessuno. Figa, e cos'è l'aula spettrale? Cosa? Saranno solo voci messe in giro dalle fan più accanite per allontanare le concorrenti? Geni in sta scuola. Figli di papà tutti geni, santo Dio. Ah. Pip pip. Allora, per quanto riguarda i testimoni, mi chiedo se potremmo ottenere qualcosa da Takamaki. Perché sta con Kamoshida? Non fa parte della squadra. Perché sta con Kamoshida? No, non è per questo. Hai presente che non siamo riusciti a tirar fuori una sola parola dalla squadra di pallavolo? Ho pensato che sarebbe stata una buona idea parlare con qualcuno che conosce i giocatori. Takamaki è la migliore amica di una nuova giocatrice, una ragazza di nome Suzui. Ho parlato con quella ragazza durante l'intervallo, ma non ho ottenuto niente, neanche il suo numero. E per questo non che dovremmo poi chiedere a Takamaki di parlare con lei. Però temo che sarà difficile convincerla ad aiutarci. Mi spiace, vediamo se mi viene in mente qualche altra idea. Beh, c'è stata una discussione a senso unico questa. Non dovresti andare a pallavolo? Madonna. Quella ferita sopra l'occhio, anche quella ad allenamento. Sì. Sicura di non prendere. Di pretendere troppo da te stessa? Sto bene, giocare a pallavolo è l'unica cosa che so fare. Oh. Patata. Non dovresti rispondere. Probabilmente sono quelli del mio lavoro part-time, credo. Io dovrei andare. Shio. Sicura di star bene? E se ne andò. E stessa cosa anche lei, cioè c'è una divisa e lei c'ha sempre sotto quella giacca un'altra felpa che copre qualsiasi altra cosa. Vabbè, io non so come funzioni la cosa dell'abito scolastico, però forse l'importante è gonna o pantalone più la giacca. Quello che c'è sotto frega niente, forse. Sì? No, oggi non vengo al lavoro. Non mi sento tanto bene. Mi spiace. Ciao. Plip, plip, plip. Ehi, non era Takamaki quella? Gira voce che se la faccia con Kamoshida. Davvero? Ho sentito che qualcuno li ha visti insieme nella sua macchina. Ehi, sembra una tipa facile, eh? Secondo te ce l'ho anch'io qualche possibilità? No, perché sei un personaggio terziario, neanche secondario, terziario. Sei un personaggio di sfondo che neanche ha un volto definito. Coglione. Dai, bello, non puoi scodinzolare dietro la puttana di minchia, che stronzi. Di Kamoshida. Che pezzi di merda. Ehi là. Cosa? Oh, ti sono tra i piedi, vero? Scusami. Ti sei fatta male. Scusami tu. Oh no, è tutta colpa mia. Non dovrei perdermi nei miei pensieri. Non credo di averti mai visto. Sei per caso il nuovo studente della classe D? Sì.
Forse non sono fatti miei, ma non lasciarti infastidire dalle voci che circolano, ok? Oh. Certo, grazie. Bene, è la cosa migliore. E dopo sto discorso, io ci ho sperato veramente ci fosse una romance. Anche la mia migliore amica viene spesso fraintesa a causa del suo aspetto. Ah, scusa, non volevo tirarla per le lunghe. Ora devo andare all'allenamento. Ci si vede? Oh, Shio. Il tuo nome è anche carino perché mi ricordi Shion di Kingdom Hearts. Patata, lei. Merda, che cazzo! Hai trovato qualcosa? Guardami, ti sembra possibile? Raccontano tutti la stessa merda di cui parlava Mishima. Kamoshida deve averli minacciati. Di questo passo ci toccherà andare direttamente da lui. È inutile. Lo so. Ma seriamente, non c'è proprio nulla che possiamo fare. Non getto la spugna così. Non ti viene in mente niente? Un attacco a sorpresa? Se ci riuscissimo senza farci beccare, bene. Ma in caso contrario saremmo davvero fottuti. Non hai un'idea migliore? Un attacco a sorpresa? Continuiamo. Chiamiamo la polizia. Vorresti raccontargli del castello? Non ci crederanno mai. Altre idee? Cosa facciamo? Puniamo il re. Il re? Intendi il Kamoshida dell'altro mondo? Non ci avevo pensato, ma... ha davvero senso far... Finalmente vi ho trovati! Eh? Miau. Hai detto qualcosa? Non crederete di potervela svignare senza ripagarmi per l'aiuto che vi ho dato. Quella voce? Tu sei Morgana. Come avete usato abbandonarmi l'altro giorno? Il gatto parla! Non sono un gatto! E quel che mi è successo venendo in questo mondo? È stata un'enorme seccatura ritrovarvi. Aspetta, sei venuto nel nostro mondo? Questo significa che hai un telefono? A quelli del mio livello non serve, anche se è stato davvero tosto a riuscire a fuggire. Effettivamente è una cosa che non ho mai capito, forse lui ci entra direttamente, senza troppi problemi. Però non hanno mai spiegato il come. A parte questo, perché sai parlare? Sei un gatto! E io che ne so? Lo senti anche tu? Abbiamo le allucinazioni? Miau? Non è il momento di scherzare! State passando un momentaccio, eh? Vi ho sentito parlare coi testimoni. No, sta zitto. Sapete, potrei darvi un paio di cose... Sapete, potrei dirvi un paio di cosette su cosa fare con Kamoshida. Ci siete andati vicino giusto un attimo fa. Dio, quell'atteggiamento altezzoso. Non può che essere Morgana. Dubitavi ancora di me? Abbassa la voce. Davvero ci tocca cercare un gatto in un periodaccio come questo. Ho appena sentito un miau qui da qualche parte. Tu no? Controlla bene in ogni angolo. Miau? Significa che solo noi possiamo capire quello che dici. Così pare. Ma che diavolo sta succedendo? Devo smetterla di drogarmi. Comunque, quello che stavi dicendo prima, è vero? Sei piuttosto scettico per essere un idiota. Ehi, dici di più. Anche se questo non mi sembra un luogo più adatto. Ecco, mettilo in borsa per ora. Dovrebbe essere abbastanza piccolo da entrarci. Ehi, come ti permetti di... Miau. Dove sono finite le buone maniere? Ma piantala. Hai detto che sai cosa fare con Kamoshida, giusto? Ha a che fare con quello che diceva lui. Dovete attaccare il suo castello. Che intendi dire? Quel castello è la proiezione di come Kamoshida vede la scuola. Lui non è cosciente di quello che accade lì dentro, ma è intimamente connesso con gli abissi del suo cuore. Pertanto, se il castello sparisse, ci sarebbero delle inevitabili percussioni al vero Kamoshida.
Cosa succederebbe? Un palazzo è la manifestazione dei desideri distorti di una persona. Perciò se il castello sparisse... Addio desideri. Precisamente, tu capisci sempre al volo. Davvero? Diventerebbe buono? Ma così sarebbe davvero una punizione per lui. Eliminare un palazzo vuol dire costringere il suo signore ad avere un risveglio del cuore. Tuttavia, anche se le sue perversioni spariscono, i crimini commessi rimangono. Kamoshida non sarà in grado di sopportare il peso di quei crimini e sarà lui stesso a confessarli. Questa è una cosa positiva. Dici sul serio? È possibile? E siccome il palazzo non esisterà più, si scorderà persino di quello che abbiamo fatto là dentro. Eh beh, non solo riusciremo ad abbattere Kamoshida, ma non resterà nemmeno una traccia del nostro operato. Ma è incredibile, sei un gatto strepitoso. Vero, fatta eccezione per il gatto. Quindi, come ci sbarazziamo del palazzo? Rubando il tesoro custodito al suo interno. Rubando? Vi dirò di più una volta che avrete accettato di farlo. Del resto è il mio super piano segreto. Se volete darmi una mano, sarò lieto di istruirvi. Che ve ne pare? Non abbiamo avuto fortuna con i testimoni. Mi sa che non abbiamo altra scelta se non accettare. Non c'è altro modo. Hai ragione. Bene. Ah già, c'è un'altra cosa che devo dirvi. Eliminando un palazzo, non c'è dubbio che anche i desideri distorti del suo signore vengano cancellati. Ma i desideri sono ciò che ci serve per sopravvivere. La voglia di dormire, di mangiare, di innamorarsi, cose come queste. Dove vuoi arrivare? Se tutti i desideri svanissero, la mente si arresterebbe del tutto. La persona potrebbe anche morire se non riceve le cure appropriate. Quindi... potrebbe morire? Ti spiace farmi finire? La sua morte sarebbe colpa nostra? Non hai le determinazioni per affrontare questo genere di rischi? Ehi, tu che ne pensi? Non voglio ucciderlo, mi interessa. Dobbiamo rischiare. Dici sul serio? Accidenti, faccio tutta questa strada ed ecco cosa ottengo. Nessuno ci scoprirà comunque. Non è questo il punto. Se ce ne andassimo in giro a fare ciò che vogliamo di nascosto, non sarebbe meglio di Kamoshida? Avete forse alternative? Tornerò più tardi, cercate di prendere una decisione per allora. Ci siamo scaldati per niente, merda. Cercherò di trovare un'altra soluzione. Forza, andiamocene da qui. Io, alcuni miei compagni di classe hanno parlato. Quella ragazza, Suzui, ci sono molte voci che girano su di lei, Kamoshida. Se non sono vere, non è strano che non sia riuscito a parlarle. Comunque c'è qualcosa che non mi torna. Sai qualcosa? Non c'è niente di certo, però... conosco Takamaki e Suzui fin dalla scuola media. Non esiste proprio che Kamoshida sia il loro tipo, capisci cosa intendo? Quindi mi chiedo proprio che origine abbiano quelle voci. Beh, credo che lo scopriremo domani. Ciao! Chissà cosa dicevano gli altri studenti, meglio cercare di capirlo tornando a casa. Va bene. Takamaki sembra essere sempre triste quando il prof Kamoshida le parla. Magari vuole fare la sostenuta e mostrare a tutti che è lei a tenerlo in pugno. Ah, disgustoso. Bastarda puttanella. Ok, e allora è così che funziona. Chissà fino a dove si sono spinti. Beh, schifose. Le voci sono una roba veramente terribile. Ho visto il nuovo studente insieme a Sakamoto-kun. Quei due mi fanno paura. Non sembra uno della fedina penale sporca, però. Che sia uno di loro? Di quelli coinvolti negli incidenti, dico. Forse da più di matto diventa violento all'improvviso. Non credo. Viene a scuola, tranquillo. Sembra anzi piuttosto normale. E sono qui davanti a voi, signore. E poi, se ho capito bene, a Raptus segue la morte cerebrale e poi la morte vera e propria. Vabbè. Sakamoto se ne va in giro a fare domande sulla squadra di pallavolo. Chi si crede di essere? I membri della squadra non gli daranno mai nulla. Sono tutti ciecamente fedeli a Kamoshida.
Beh, chi è nelle sue grazie ha un futuro roseo assicurato. Ovvio che stiano dalla sua parte. A proposito, ho sentito che la nuova preferita di Kamoshida è una tipa di nome Suzui. Ah, quella che ha scelto come titolare. Aveva la faccia gonfia. Brutta storia. Wow, è sexy anche in divisa. Chissà se ho qualche chance con lei. Davvero vuoi gli avanzi di Kamoshida? A me piace la ragazza coi capelli a coda di cavallo. Ah, quella della squadra di pallavolo. Beh, non hai tutti i torti. Però c'è anche una primina con i capelli a coda di cavallo. È molto carina. Perché non lei? Aspetta, c'è davvero una ragazza così? Non me ne sono accorto. Incredibilmente non se ne è accorto perché è un content aggiunto in questo Royal, diciamo. Sentiamo. Il video dell'incidente mi ha traumatizzata. Da allora ho paura di salire sul treno. C'erano già stati incidenti simili prima, no? Cosa succede se ti viene il raptus? Beh, all'improvviso dai di matto e diventi violenta. Poi sempre all'improvviso svieni. Alla fine muori fra atroci sofferenze. Così si dice, almeno. Muori o sei praticamente morta. Che bello. E io vado sul treno. Dietro la colonna così non mi si vede. Sono un ninja. Sono nascosto nelle ombre io. E me ne torno a casa. Ehi là, buongiorno. Non vuole smetterla per favore? Gliel'ho detto, non me la sento. Aspetti, cosa? Non è quello che aveva promesso. E lei sarebbe un insegnante? Shio non c'entra niente. Ah. Bastardo. Il posto da titolare di Shio. Ehi, tutto bene? Oh. Aspetta, stavi ascoltando? Non di proposito. Ma hai sentito parlare della privacy? Ho esagerato, scusami. E quindi? Allora, che cosa hai sentito? Qualcosa su un'amica. Shio. Ma non è niente. Niente. Non posso lasciare che una ragazza pianga. Forse dovrei seguirla. Tanto devo andare da quella parte, quindi andiamo. Via piccioni dalla mia strada. Dov'è? Eccola, inseguila. Inseguila che forse ce la fai. Oh no, è troppo veloce. E io sono così atletico. Eccola qua. Giochi a nascondino, eh? Ehi là. Parliamo un po', Ann. Smettila di seguirmi. Lasciami in pace. Non posso, calmati. Tutto bene? Non... Tutto bene? Perché? Perché continui a preoccuparti per me? Cerchiamo un posto sicuro. Ma che diavolo? Proprio non ti capisco. Al burger Big Bang. Non abbiamo niente da dirci io e te. E allora perché sei qui? È stata solo una discussione. Con Kamoshida? Sembra davvero molto agitata. Clink. Sentiamo. Voglio vederlo l'anime, tra l'altro. Madonna. Schifoso. Beh, forse sarebbe una cosa buona, no? Ci credo. Fidati di me, ci penserò io. Vale la pena allora rischiare. Beh, potresti anche rispondere, su. Dai, dai, dai una risposta, dai. Dai forza, parla. Cazzo, parla veramente tre volte in tutto il gioco lui.
Ma che sto dicendo? Ti ho malappena rivolto la parola prima d'ora. Forse è questo il motivo. Mi sa che hai ragione. Sei strano forte. Di solito la gente mi ignora. Sei davvero cattivo, come si dice in giro. Non si direbbe proprio. Cosa si dice in giro? Che hai aggredito qualcuno, che l'hai quasi ucciso. Me lo sentivo che erano soltanto delle esagerazioni. Mi sei sembrato malinconico, come se stessi costantemente fuori posto. Siamo simili da questo punto di vista. Forse è per questo che è stato così facile aprirmi con te. Non c'è davvero nulla che io possa fare per aiutare Shio. Quanto vorrei che lui cambiasse semplicemente idea. Che si scordasse di me e di tutto il resto. Come se una cosa potesse succedere davvero. Potrebbe succedere. Non volevo una risposta seria. Ma mi sento un po' meglio ora. Me ne torno a casa. Beh, e si porta via l'acqua, ciao. Non raccontare a nessuno di quello che ti ho detto, ok? Vedrò di trovare un modo per convincere Kamoshida. No, Ann, non dire così. Beh, grazie. Ciao, ciao. Beh, poverina anche lei, eh. È una vittima degli eventi come tutti gli altri. Suzui, te ne stai andando? Che c'è? Il prof Kamoshida chiede di te. Ti aspetta nella sala docente di educazione fisica. Cosa ha detto? Non lo so. Beh, io devo andare. E che cazzo? Piripi piripi piripi. Anna. Ah, Dio mio. Che situazione, eh? Che situazione schifosamente brutta. Sei in ritardo? Dove sei stato? Il treno in ritardo, mi sono perso, c'erano dei teppisti. Mi sono perso. E quella sarebbe una scusa. Quanto può essere sballato il tuo senso dell'orientamento. Credimi che in realtà al primo gameplay è talmente vera la cosa. In ogni caso, non stai frequentando cattive compagnie, vero? Non preoccuparti, ho un nuovo amico mai. Ho un nuovo amico. Eh? Deve essere parecchio strano se ha deciso di passare del tempo con te. Fa attenzione alle amicizie. Quelle sbagliate possono rovinarti la vita. Vero. O appesantirla. Ah, guarda che ore sono. Sul serio, pensa come mi sento a dover restare qui ad aspettarti. Beh, tu non hai un locale da mandare avanti? Ehi, io me ne vado. Le prossime volte cerca di non tornare così tardi, accidenti. Ci siamo capiti? Sì, scusami. Possiamo sistemare oggi? No, eh? Cosa ne pensi di quel che ha detto Morgana? Non credo di capire quel discorso sul rubare i desideri. E se facciamo casino friggiamo il cervello a Kamoshida, no? Intendiamoci, sono arrabbiato, ma volerlo uccidere ce ne passa. È decisamente troppo, se lo merita, non so cosa dire. Già, così facendo non sistemeremo nulla, ma arrivare a ucciderlo forse è troppo. Oh beh, ci penso un po', magari stanotte mi viene in mente qualcosa. Portare un'altra pistola finta a scuola, forse? Andiamo a dormire. Rubare i perversi desideri di Kamoshida, possiamo farlo davvero? Beh, ora come ora mi farei un sonnellino. Dormi. Tanto è la cosa che possiamo fare solamente all'inizio di sto gioco è dormire. Dormire, dormire e dormire. Complimenti. Strano che Suzui Senpai si sia persa un incontro così importante. Chissà che cosa è successo. È stata convocata al prof Kamoshida. C'è chi dice che, loro due abbiano una relazione. Oh, ma guarda chi c'è dietro di noi. Mi chiedo cosa stia succedendo. Non pensi che vogliano... No, non può essere. Ultimamente si sentono solo brutte notizie. Il futuro mi preoccupa. Oh, ora che ci penso, sembra che oggi a scuola verrà un ospite. Un ragazzo, credo. Chi?
Ah, sì, dimmi di più. Chi è che viene? Non mi ricordo. Beh, è passato effettivamente un bel po' dall'inizio alla fine del gioco. Non tutto quanto, me lo ricordo perfettamente. Dunque, immagino che tutti voi conosciate la separazione dei poteri. Il governo è tripartito. Il gabinetto organo esecutivo, la dieta nazionale legislativo e la corte suprema giudiziario. Tale divisione del potere assicura controllo ed equilibrio affinché nessun ramo diventi inarrestabile. Avete preso una decisione? Potete pensare quanto vi pare, ma c'è solo una possibilità. Fareste meglio ad ascoltarmi. E tu cosa ci fai sotto il mio banco? Perché sei lì dentro? Eh? È un gatto quello che ho appena sentito? Miau. Forse quel gatto di cui stanno parlando tutti è qui da qualche parte. Calmatevi, siamo nel bel mezzo di una lezione importante. E questa è una cosa che mi sono sempre chiesto. La tizia qua sopra, che ad angolo, proprio è con noi ad angolo, come non l'ha mai visto il gatto sotto il banco? O quello dietro di noi, se io mi sposto leggermente, non lo vede? Ma Dio mio, tutti ciecati. Pipì. È inutile, non mi vengono in mente altri modi. Concentrati sulle lezioni, stai saltando le lezioni. Stai saltando le lezioni? In questo momento non ce la faccio a gestire sta roba. Cioè, come facciamo con Kamoshida? Dobbiamo fare semplicemente quello che ci dice quel gatto. Ah, dannata palla di pelo. Se solo sapesse che sto leggendo anch'io. Eh? Che succede? Silenzio, siamo in classe. Oddio, si butta. Suzui? Shio? Shion? Oddio. Ehi, restate ai vostri posti. Non osate uscire da quest'aula. Ushimaru, stai zitto, porca troia. Forse devo andare anch'io. Mamma mia. Buttarsi di sotto deve essere una decisione talmente orribile. Ma ce ne vuole, nel senso. E Ushimaru lì tranquillo. Andate tutti in classe. No, perché? Shio. Eravamo noi, non mi sono accorto. Ero concentrato su Ushimaru io. Ehi, che sta succedendo? È meglio che andiamo in cortile. Corriamo. Andiamo a vedere. Che cavolo succede? Non riusciremo mai a passare in mezzo a tutta questa gente. Proviamo a passare dal lato dei laboratori. Andiamo, corri. Corri. Sbrigati. Che poi effettivamente, cioè, cambia niente quale uscita sceglievamo. Ehi, fateci passare. Ma che diavolo? Fammi passare, per favore. No, dall'altro lato, scusami. Corri, corri. Dannazione. Ciao. Oh, che seccatura. Tu fai in modo che gli studenti tornino nelle loro classi. Vado in sala docenti e sarà meglio avvertire tutti di non andare in rete a parlare di tutto questo. Cosa? Ma chi spiegherà la situazione ai paramedici? E chi si prenderà cura della vittima? Ci sono cose più importanti di cui occuparsi. E c'ha ragione. C'ha ragione da vendere in questo momento, lei. Guarda che coglioni. Piuttosto che aiutare o fare altro, lì con i telefoni in mano. La lezione non è finita. Shio. Ma che problemi ha questa gente? È vero. Ci serve qualcuno che venga con lei. C'è qualche insegnante? Io non sono responsabile della sua classe. Dovrebbe toccare al professor Kobayakawa. Non lo so, al professore quello lì. Vengo io. Presto. Shio, perché? Ann, io mi dispiace. Non ce la facevo più. Shio. È stato Kamoshida, quel pezzo di merda. Kamoshida? No, Shio! E via. Partiti con l'ambulanza. E tutti coi telefoni in mano. Bravi coglioni. Squadra di pallavolo. Tornate subito nelle vostre aule.
E io scappo. Aiuto. Quel tipo. Ehi, non ti sembrava strano, Mishima? Decisamente. Lo faremo parlare questa volta. Insegnanti, tornate in classe per il momento. Vi prego di non far andare a casa nessuno studente. Cazzo sei? Così mi fai male. Ma se neanche ti sto toccando, perché sei scappato, eh? Al gatto là sopra. Non sono scappato. Si è buttata. Ha cercato di togliersi la vita. Lasciatemi stare. Sai qualcosa? Andiamo, poliziotto cattivo e poliziotto buono. Hai ragione. Non vogliamo fregarti. Non diremo a nessuno che hai parlato. Suzui. Il prof Kamoshida l'ha fatta chiamare. Aspetta, cosa? Anch'io sono stato chiamato diverse volte nella stanza degli insegnanti. E anche gli altri, oltre a me e a Suzui. Quando è di pessimo umore, sceglie qualcuno e lo picchia. Perciò la storia delle punizioni corporali è la vera. Ieri però ha chiamato Suzui di punto in bianco. Lei non aveva fatto assolutamente nulla. Kamoshida sembrava particolarmente irritato ieri per via della chiamata. Perciò deve esserci andato giù duro, più del solito. Non avrà osato. Quel figlio di puttana. E che cazzo. Vado anch'io. Scommetto che Sakamoto andrà a cercare il professor Kamoshida. Probabilmente il prof Kamoshida è nella sala docenti di educazione fisica al secondo piano. Andiamo. Eccolo là che sta correndo. È andato nella sala docenti di educazione fisica. Presto dobbiamo seguirlo. Che tra l'altro, questa stanza è l'unica volta che la vedremo mai o ci sarà mai utile. Ve lo dico. Ah, non è vero! Cazzata! Ora che l'ho vista... No! La rivedremo questa stanza, eh? Bastardo! Che cazzo hai fatto a quella ragazza? Di cosa state parlando? Non faccia finta di non capire! Adesso basta! Quello che ha fatto non erano allenamenti. Cosa hai detto? Lei mi ha ordinato di far venire qui Suzui! Posso solo immaginare cosa l'avrà fatto. Stai farneticando di cose che non puoi dimostrare. In parole povere, stai lanciando accuse solo perché non sei tra i titolari della squadra, non è così? Questo non c'entra niente. Anche se aveste ragione, ipoteticamente parlando, cosa potreste fare? Mamma mia, proprio più piegato così per... Uno schiaffone in faccia. Abbiamo appena ricevuto una chiamata dall'ospedale. Suzui è in coma e le possibilità di recupero sono esigue. Come potrebbe testimoniare? Faccia di merda. Non ci sono speranze che si riprenda, ho sentito. Oh, povera ragazza. No, non può essere. Maledetto. Ancora? Significa forse che serve un altro caso di legittima difesa? Chiuda quella bocca, figlio di puttana! Fermati! Perché mi fermi? Non lasciarti provocare. Sì, ma... Oh, lo trattieni? Ma che sorpresa! Non serve trattenersi. Perché non mi aggredisci? Oh, non puoi! Ma certo che no! Tutti voi qui presenti sarete espulsi. Vi segnalerò nella prossima riunione del consiglio. Cosa? Non può prendere una decisione del genere. Chi prenderebbe mai sul serio le vostre parole della feccia come voi? Anche tu mi hai minacciato, Mishima. Perciò sei altrettanto responsabile. Eh? Fai finta di non sapere perché mi tenessi in squadra un incapace come te? Fai la vittima, ma non sei stato forse tu a spifferare a tutti i suoi precedenti penali? È tutto in rete, vero? Che cosa terribile. Mishima? Mi ha ordinato lui di farlo. Non ho avuto scelta.
Cosa sei, una strega? Allora, abbiamo finito qui? Siete tutti espulsi. Siete spacciati, il vostro futuro è nelle mie mani. Ora sparite dalla mia vista. Non posso credere che questo stronzo la faccia franca così. Non possiamo arrenderci. Eh? Ah già, c'è quella cosa. Siete forse impazziti? Quel che dite non ha senso, inutili marmocchi. Ma fate pure, provateci se volete. Dopotutto avrete molto tempo libero fino all'espulsione. Se non sbaglio sono 2 settimane o 10 giorni forse, non mi ricordo. Adesso vediamo. Anche lui c'ha questo tic della gamba che la continua a muovere quando è fermo. Anche io ce l'ho sta cosa nella realtà. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo tornare subito in quel mondo e fare il culo a quello stronzo. Non gli metteremo le mani addosso. Ci limiteremo a rubare i suoi desideri distorti. Posso presumere che abbiate deciso riguardo alla possibilità che subisca un arresto mentale. Io sì. Una persona è quasi morta per colpa sua. Non me ne frega più un cazzo di cosa potrebbe succedergli. E tu? Ci sto. Tanto. Allora è deciso. A proposito, è difficile sbarazzarsi di un palazzo. L'hai già fatto prima d'ora, vero? Quando mai l'avrei detto? Eh? Che cosa? Facevi solo finta di sapere. È vero che vi siete fatti espellere? Ne parlano tutti. Quello stronzo l'ha rifatto. Sei venuta fin qui solo per dirci questo? Se state per fare qualcosa, Kamoshida, voglio partecipare. Non posso restarmi seduta a guardare dopo quello che è successo a Shio. Tu non c'entri niente, non immischiarti. Invece sì, Shio è la mia... Ti ho detto di non intrometterti! E se ne andò. Sei stato duro con lei. Non possiamo portarla in un posto come quello. Spero che non faccia nulla di avventato. A volte le donne sanno essere molto più audaci degli uomini. Dobbiamo sbrigarci a sistemare Kamoshida. Diamoci una mossa. Una volta passati di là, ci comporteremo tra di noi come ladri fantasma. Spero siate pronti. Ladri fantasma? Coloro che si intrufolano di nascosto per rubare il tesoro con stile. Ecco chi diventiamo. Capisco, niente male. Sembra forte. Quindi bisogna dire scuola, il nome di Kamoshida e il castello. E ci ritroveremo a Strambolandia. Come diavolo funziona questa cosa? Chi l'avrà creata? Non me ne importa niente. Già, è comunque inutile pensarci adesso. Gliela faremo vedere a Kamoshida. Andiamo. Stanno davvero per fare qualcosa. Perché stanno armeggiando coi telefoni? Un nome, la scuola? Bene, è ora di fare irruzione. Che cos'è questo? Eccola qua. Takamaki. E quella voce, Sakamoto, e tu sei Star-kun. Perché sei qui? E io che ne so? Che sta succedendo? E dove sono finiti? Ma questa non è la scuola. Morgana innamorato. Ho capito, forse è stata trascinata qui tramite l'app. Se più persone entrano con chi la usa, è plausibile che possa risucchiare chiunque sia vicino. Davvero? Aspettate, quindi questo ha a che fare con Kamoshida? Comunque devi andartene. No! Le ombre ci scopriranno se fate una scenata. Impossibile, parla! Oh mio Dio, è un gatto mostro!
Mostro? Vi conviene spiegarvi cosa sta succedendo. Non me ne andrò altrimenti. Mi sa che ci tocca costringerla. Ma come facciamo? Basta riportarla nel punto da cui siamo entrati. È così che ha funzionato l'ultima volta, no? Oh, già. Mi dai una mano? Mi sento in colpa. Non possiamo occuparci di Kamoshida se non lo facciamo. Che state... Ti spiegheremo quando sarà tutto finito. Ehi, dove metti le mani? Scusa, non intendevo. Non importa. Voi ragazzi siete davvero... Ah! E via, e se ne andò. Ci conviene stare più attenti con quell'app d'ora in avanti. Dovreste studiare gli strumenti che utilizzate. Perché io, che stavo solo a guardare, ne so già più di voi due? Sta zitto. Diamine, Takamaki ci ha scoperti proprio mentre stavamo iniziando. Dobbiamo fare in fretta. Devo andare a una festa. Quella ragazza si chiama Ann Takamaki, giusto? Lady Ann. Dio mio, Antomo. Le ombre si sono accorte di noi. Tenetevi pronti, d'accordo? Contiamo su di te, Joker. Joker? È un soprannome? Non dire così, sembra una cosa superficiale. È un nome in codice. Che razza di ladro fantasma cretino userebbe il suo vero nome? Non certo io. E poi non si sa che effetto abbia sul palazzo andare in giro urlando i nostri nomi ai 420. È una precauzione. E quindi, perché lui è Joker? Perché è il nostro asso nella manica quando si tratta di forza nei combattimenti. Non male. Allora è deciso. Il prossimo sei tu, Ryuji. Tu sarai, vediamo, teppista. Vuoi fare a botte? Non me lo scelgo io. La prima cosa che noti di me è questa maschera. Onestamente mi piace parecchio. Perché non ispirarsi a lei? D'accordo, perché non Skull allora? Skull. Oh, suona fantastico. Io sono Skull. Che nome in codice usiamo su di lui invece? Il primo che capita. Cosa hai in mente? Che ne dici di Mona? Beh, se Joker reputa più semplice chiamarmi così, allora ci sto. D'accordo, d'ora in poi saremo Joker, Skull e Mona. Dobbiamo essere scrupolosi nell'usare questi nomi in codice. Ed è una cosa che effettivamente ha molto senso, giustamente. Bene, è ora di andare a rubare questo tesoro. Andiamo, di corsa. Se tieni premuto R2 scatti. Oh, finalmente l'abilità di corsa. Yes. Oh, è molto utile finalmente correre.